mollami, mollami, mollami! Con la mia vendetta sarà tremenda! Mamma mia, quanto è passato dall'ultima volta di questo gioco. Ciao ragazzi, Gabby, e bentornati su Scary Teacher. Che si è trovata Dracula. Chi non poteva essere se non Dracula, il suo maritino caro. Cos'è il gobbo di Notre Dame dietro? C'ha una lore sto gioco che è meglio di Beautiful. Guarda il nano malvagio che strozza Dracula, e lei gli ruba l'anello del potere. Come vi ho detto, la mia vendetta sarà tremenda. Ora alla vecchia stregaccia gli faccio lo spirito della danza, voglio vederla. Ci troviamo davanti al cancello della strega, della vecchia maestra che ha addobbato la casa proprio come una cattivona. Potrei ottenere la chiave guardando una pubblicità, va bene. Prima di partire ragazzi vi ricordo che è uscito il mio nuovo fumetto Scomparsi nelle Backrooms. Andate su Amazon, scrivete Scomparsi nelle Backrooms, ho il link in descrizione, e prendetevelo subito in preordine. È un fumetto bellissimo, guardate che disegni, guardate che roba. Magicamente ho trovato la chiave della sua casa. Ora posso entrare, ma stiamo attenti perché qua potrebbero esserci 1001 pericoli. Bob? Salve! Questi erano ex studenti che la maestra ha inscheletrito. Oh, 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 vedo una chiave. Ok, l'ho trovata, è arrivata dal cielo, così. Gli dei mi hanno ascoltato. Molto bene, molto bene. Un altro Bob, secondo me li ha sciolti nell'acido, proprio come una vera mafiosa. Guardate qua che è il calderone della nonna Paperona. Si è incastrata su un tavolo in compenso. Non è cambiata da 10 anni fa. Mentre io qua, una trappola per orsi. Sapete che lei è grande e spessa come un orso, quindi ci vogliono le trappole per orsi. E ho anche una pinza dalle punte non arrotondate. Gli staccherò la dentiera di notte. E anche del gasolio per dargli fuoco alla casa. Sapete che è stata la maestra a dare fuoco alla mia casa? E io mi vendicherò dolorosamente. Ma adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo cercare altre cose. Lei ha un anello. Vuole un anello per conquistare il mondo. E qui fuori ha pure una discoteca con tanto di DJ Pumpkin. Mamma mia. Ma guarda, è incastrata malissimo. Si è davvero incastrata. Quindi per adesso posso andare in giro in casa sua. Questa è la piscina che è fatta di acido, di slime. No. Signora maestra. Oh cavolo, no, si è incastrata. No, 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 no. Me la ricordavo che era irrequieta. Mamma mia, però sta sempre in casa, sta sempre in casa. E io entro da dentro, e io entro dalla cantina. Poi ha tutta la casa a tema horror. Ma che sta succedendo qua? Se solo avessi una torcia. Mi ricordo che questa è la sua cantina, vedi? Con tanto di Cthulhu. Nel compenso si sta incastrando ovunque oggi. Sono in casa tua. Cosa nascondi nel camino? Dai, dammelo al tuo gabbino. Andiamo di sopra, guarda, con i libri volanti. Vabbè, ma che cosa è diventata la preside di Hogwarts? Probabilmente nel tempo libero fa anche quello. Sembra tantissimo la Umbridge. Ok, un'altra trappola per orsi che le andiamo a disseminare nel caso poi mi segua. Belle queste, belle. Allora, una la metto qua intanto nel caso se la piglia nei denti. Ok. Vabbè, ma praticamente gli armadi con i chiodi, come Matilde. Vi ricordate la scena di Matilde dove la rinchiudevano nella sfinge con i chiodi? Oh no. Andiamo qui. Ok, aspetta, aspetta un secondo. Buttiamo un attimo via la tanica perché qui ho trovato qualcosa di meglio. La lente di ingrandimento. Con questa posso scoprire nuovi segreti della maestra. Mangiami. Controlliamo. Non ci credo, questo è il sarcofago del conte Dracula. L'abbiamo chiuso qui dentro e lui ha l'anello. Ho trovato l'anello. Oh santo cielo, ho trovato l'anello ma combino il macello. Che sta succedendo qua? Posso passare? Praticamente se tu ti metti qua fuori dalla finestra e ti affacci, vedi, non so, tipo un rave party di fantasmi. Non fatevi domande, questo Scary Teacher è proprio strano. È veramente molto strano. Dall'ultimo... Bob, però con questa è una mania. Sei talmente pigro che sei dimagrito. Lì non fa movimento fisico ed è diventato uno scheletro. Tra l'altro per guardare programmi totalmente inutili. Oh, salve! Mi lasci passare. Tutti ex studenti questi. Tutti ex... Questa è la stanza del signor Carne! Con tanto di quadro e carne macellata! Che lore! Sono imparentati. Sono tutti imparentati i cattivi dei videogiochi a cui ho giocato. Ma per forza. Ma veramente basta adesso. Allora io apro una cesta maledetta qui e vediamo cosa c'è qua. Cosa c'è? Ah, c'è un anello. Usa la lente di ingrandimento per vedere se è l'anello giusto. Eh sì, perché io devo trovare l'anello giusto. Ok, forse è questo l'anello.
Credo sia questo. Lo sostituisco. Devo scappare perché la maestra arriva. Sta uscendo, sta arrivando. Non devo farmi vedere, devo uscire da casa. La maestra sta andando a cercare l'anello. Buttati! Buttita dalla finestra. Spero di aver messo l'anello giusto. Guarda, gliel'ho messa. Guarda che tossisce. Vegli sta. Te l'avevo detto che la mia vendetta era tremenda. Te l'avevo detto, stupida maestra. Guarda, guarda là che ha la tosse malata. Eccola, eccola, eccola l'entrata. Vediamo, ora fa la magia, vediamo cosa succede. Ma è diventata grande, no, ho sbagliato anello. Ho sbagliato anello, no, è schiacciato tutti. No, dovevo controllare meglio con la lente di ingrandimento. No. Proviamo a prendere questa. Questa deve essere quella giusta. Controlliamo con la lente di ingrandimento stavolta. Da grande a piccola. Questa dovrebbe essere giusta. Mentre le altre erano da grande a grande. Si potrebbe anche, per essere sicuri, comprare un martello. Ok, la maestra è pagatissima. Controlliamo se questa. Ecco, questa invece da piccola a grande. Credo che sia giusto. Quindi devo prendere questo anello. Credo che devo far così. Va bene, sostituiamo l'anello giusto. Credo di aver fatto la cosa giusta. Perché era l'unico anello vero. Avevo visto che c'era anche una chiave in cucina. Beh, sta arrivando la maestra. Non c'è altra scelta, non deve assolutamente vedermi. E questa volta temo, anzi, e questa volta speriamo di aver fatto giusto. Che dobbiamo proseguire. Questo è uno dei tanti scherzi che devo vendicare ai miei compagni di classe. Assolutissimamente. Devo vederla bruciare questa maestra. Esci? Puoi anche suonare il campanello? No. Aspetta, gli faccio fare la danza di Wednesday. E ho comprato una pozione che gli fa fare la danza di Wednesday. Oh. Sing a sing a song. No, vabbè. Ma che cosa sto vedendo? Aiuto! Aiuto! Ok, mi pento amaramente di aver usato quella pozione. Ora dai, vediamo. Dovresti entrare. Sì! È diventata una nana! E in Booster Pit! Tutti che la prendono in giro! Ah, non può far niente! Si gode! E la maestra è stata trollata! Maestra di cosa? Verrà schiacciata male da tutti i suoi scagnozzi. E io intanto ballo. E io ballo con il ballo. Vabbè, è continuata la storia. La maestra sta cercando di convincere i suoi scagnozzi che lei può camminare sull'acqua. Ma in realtà è un trucco, usa il vetro. Beh, dato che siamo in tema acqua, gli faccio l'ice bucket challenge. È proprio scema però lasciare il cancello aperto. Fatelo dire, signora maestra. Motis valigio casa. Suoniamo il campanello così la freghiamo. Ding don. Ti metto pure la trappola. Così lei viene a controllare. Gliela metto qua. E dovrebbe venire, no? Chiudiamo la porta e dovrebbe beccarsi la trappola. Vedete, sta scendendo. E intanto io salgo dalle scale. Vedi Bob? Bob lo sa. Bob lo sa che faccio gli scherzoni. Andiamo avanti, vedete che sta andando proprio alla porta? Mamma mia, come l'ho fregata. Questa volta Dracula dov'è? È ancora qui? No, sei andato. Si è arrabbiato perché gli ha... No, l'hai evitata la trappola. Che fortunata. Vabbè, mentre è distratta comunque posso ancora andare qui. Abbiamo della colla. Non so cosa possa servirmi la colla. Però io devo assolutamente fare delle cose. Devo scoprire il perché lei sta facendo... Ma si è incastrata? Ma guardate ragazzi, ma c'ha dei problemi palesi. Si è incastrato sul pupazzo fuori. Signora maestra. No, mi ha preso. No, dai, volevo fare il gentile. Niente, ok, l'ho resettata. Sperando non si buggy, perché non è divertente giocare con una maestra. Ok, salto indietro. Guarda, lei e suo marito, bellissimi. Lei si crede di essere Elsa di Frozen, però. Sì, uguali proprio. La bellezza è la stessa. Comunque andiamo avanti. Vediamo se in piscina ha messo il vetro. Ah! Cacchio di piragna! Cacchio di piragna! Lei è una tizia che secondo me si guarderebbe forum. La mia nonna si guardava sempre forum. Quindi dato che lei, anche lei è abbastanza vecchia, credo che si guardi forum anche lei. A parte che non so se lo fanno più o se lo fanno saranno tutti diversi. Questa leva è molto importante. Dov'è lei? È di sopra. Qua ha messo una trappola. La saltiamo. Andiamo in giardino e dovrebbe esserci la gru. Dovrebbe... Oh signore, ancora. No, si è accorta. Si è accorta, la vedo. La vedo scattantissima. Però è smemorata. Con gli anni è diventata più stupida. E ci godo.
Perfetto. Io ero uscito per di qua. Si può andare per di qua. Dimmi che non muoio se mi butto. Ma ragazzi, mi sto... Non so come sono uscito, ma sono uscito vivo. Ora c'è un problema. Ci sono i piragna, abbiamo visto. Ora dobbiamo trovare il cibo per i piragna. Ok, ho capito anche dove trovare il cibo per i piragna. Signore! Signora! Mamma mia, come scatta! Come scatta, signori! Come scatta, come sprinta! Devo andare alla stanza di Mr. Meat, che qua ha costruito un piatto... fiscioso! Molto fiscioso! Piragna lontani. Piragna lontani. Metti via, metti, metti! Oh! Sì, devi stargli lontano. Spacco vetro. Nero rotto, nero rotto, nero rotto! Oh, ora mi nascondo dietro la tomba. Mi nascondo dietro la tomba. Ora lei arriva e gli faccio lo scherzone marrone. Oh, mamma mia, scary teacher. Scary guard. Eccola, 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 eccola. Sniffy, sniffy, sniffy. È andata, è andata. Fatta Dracula! Ma che sta facendo? Dai, guardate tutti! Riesco a camminare sulle acque! Ho il potere! Ho la magia! Sembra che stia funzionando, aspetta. Però il centro è rotto. Oh, guardate! Ok, i piragni l'hanno mangiata a caso! Con gli scheletri che la trollano! Non so, mi ha laggato il gioco, ma... Vabbè, esplosa male! Si è rotta! E ti becchi la danza! Te la becchi tutta! Ok, nell'ultima missione la maestra vuole fare una gara di ballo. Però ha sempre un hamburger in mano e non c'ha il fisico per ballare. Vabbè, lui però c'ha le mosse. Lui c'ha... Lui ci dica il... Però no, si stanca. Ce le ha per pochi secondi. Guarda, poretto. Sicuramente vuole usare un trucco. Dice, dannato, non sai ballare. Sei inutile. Io ho un piano, anche se mangiamo hamburger diventerò... Ah, ha una magia, ha la magia della danza. È proprio una strega. Ha un libro magico. Molto bene, cara maestra. Molto bene. Maestra, stavolta è fuori. Non mi sembra che sia all'interno. Ok, è in cucina. Questa volta ti becchi una trappola nel ditonzolo. Sì, brava, sta cucinando. Dai, te lo becchi, te lo becchi. Dai, maestra. Ah! Dolore nel tallone d'Achille. L'ho beccata e poi la farò anche danzare. Se sono costretto la faccio danzare, signori. Devo trovare la chiave per aprire il suo libro di danza. Qua c'è della colla. Devo trovare dove nasconde il libro di danza. Mr. Meat non ha niente. Potrei avvalermi dell'aiuto del pubblico. Perché sì, ho l'aiuto del pubblico. La chiave speciale in cucina. E il... nel tavolo. Ok, devo trovare prima una chiave speciale, ragazzi. Oh, signor. Andiamo in cucina. Sul tavolo c'è la chiave speciale. Devo trovare ora il libro proibito. Secondo me l'ha messo in cantina. Potrebbe essere in cantina il libro proibito. Mi sembrava fosse qui. Cioè io lo terrei in cantina. Un libro proibito. Dovrebbe essere nel suo studio, dove studia come mangiare tanti hamburger, a quanto pare. Ma è imparentata con Harry Potter, quindi probabilmente lo studio, se non erro, era per di qua. Eccolo qui. Era nel suo dormitorio. L'ho trovato. Ok, e che ci devo fare? L'ho aperto. Devo imparare. Devo incollarglielo. Ma io la faccio danzare con la magia. Beh, credo che abbia imparato. Avrebbe fatto un figurone, se avessi usato il mio potere magico. No, ma davvero, che altro devo fare? Perché io non ho fatto... Gli ho solo fregato il libro. Gliel'ho aperto. No, 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 no. No, è qui. È questo il vero libro. Devo trollarlo. Perché qui c'è un libro finto, della danza finta. E parla pure! Ok, mi ha fatto un indovinello. È sangue, perché praticamente ha detto è qualcosa che è pompato dentro un corpo. Open the book by answering the question. No, è andata, è tornata. No, ha scoperto che gli ho preso il libro. No, cavolo, l'avrei fregata. Ma ho scoperto che gli ho aperto il libro. Ah... Ti fa tutti gli indovinelli e tu devi scegliere. Tipo della torta.
che parla di Halloween e poi gli dà la pagina segreta del libro. È una nuova magia che dovrebbe trollare la maestra. Quindi vai di sopra, gliela butti nell'acqua di cesso, non so cosa fai, gliela rovini e gliela metti là e gliela incolli e lei farà una magia strana. Poi gli chiudi il libro, la maestra arriva. Eccola, eccola! Ma non ci credo! Qualcuno gli ha rovinato il libro e adesso gli dà è la danza degli schiaffi. Ma cos'è? Però bello. Secondo me è comunque un successo. Dai, ti è andata anche bene, maestra. Girerà un po' la testa. Che arte. Va bene, va bene. Scherzo epico finito male, ragazzi. Scherzo epico finito male. Nel frattempo io vi ringrazio per la visione di questo video. Vi ricordo il link del fumetto di Gabby in descrizione. Noi ci vediamo a prossimi pranks.